Giusy Morandi, come tanti altri ex condomini, è stata chiamata questa mattina all'improvviso per andare a prendere urgentemente, con 2 ore di tempo, tutte le sue cose nella sua vecchia casa sotto il ponte Morandi, nella zona rossa. Lei, come tutti gli altri, hanno avuto solo 2 ore di tempo per prendere tutto quello che potevano, tranne i mobili. E senza fare foto, non sappiamo perché o quale segreto bisognava custodire, però senza fare fotografie. Quindi 2 ore di tempo all'improvviso, perché all'improvviso? Perché bisogna trovare il momento giusto quando non c'è vento, quando non ci sono vibrazioni del ponte. Quindi la chiamata è stata improvvisa, avete 2 ore di tempo per prendere tutto quello che potete, tranne i mobili. Giusy è entrata nella sua vecchia casa dove i ricordi erano quelli dove la madre era morta, dove la figlia era uscita con l'abito da sposa. E questa è una vecchia casa nel primo piano dell'edificio, quindi 7 gradini per ingressare, per entrare nella sua vecchia casa. Lei dice che ormai non ha più ricordi, o nel senso che i ricordi si sono sbiaditi perché rimangono solo muri e porte, ormai i ricordi li porta con sé. Ha dato l'ultimo sguardo dalla finestra dove si vedeva il vecchio ponte Morandi con tanti ricordi dell'infanzia, e è uscita nel suo giardino, perché come primo piano aveva anche il giardino, dove ha tagliato via un mazzetto di rose selvatiche che in questo mese di piogge erano cresciute tantissimo. Quindi lei, come tanti altri, 2 ore di tempo per prendere tutte le cose, si è partiti dalla zona nera, gli edifici proprio sotto il ponte, per passare poi a quelli un po' più lontani.